vari territori della nostra regione, ma anche a livello nazionale, per rispondere appunto ai bisogni legati a un primo soccorso, a un primo momento di bisogno e quindi di risposta a questi bisogni. Ha una storia ormai più che centenaria, è nata alla fine del 1800, quindi alcuni anni fa, e non pochi, e lungo tutta questa sua storia, che ha accompagnato in fondo anche la storia dello Stato italiano, si è sviluppato un grosso cambiamento, un grosso sviluppo, non solo dell'associazione ma anche dei servizi e delle attività, e quindi anche del significato della solidarietà che questo ha rappresentato nel corso degli anni. Per questo abbiamo scelto come elemento l'acqua, perché ci sembrava che fosse l'elemento più rispondente a quell'evoluzione, a quel cambiamento appunto che ANPA ha affrontato e di cui è stata anche protagonista nel corso degli anni. In fondo si è partiti, sì, è vero, da una prima risposta in termini di soccorso, quindi nella costruzione di automezzi, di servizi dedicati ai bisogni della popolazione di primo intervento, anche a situazioni che hanno avuto una lettura dei nuovi bisogni delle comunità. E quindi accanto a questa attività, chiamiamola istituzionale, si sono accompagnate altre attività che hanno fatto appunto di ANPAS un'associazione che ha accompagnato anche l'evoluzione di quello che significa soccorso, quindi un'evoluzione del soccorso, un cambiamento e quindi anche un diverso approccio ai cittadini e ai bisogni dei cittadini. Nel corso degli anni si sono sviluppate attività che hanno rappresentato appunto un'evoluzione della parola soccorso. In fondo l'attività di accoglienza e di progetti che si sono costruiti negli ultimi anni attorno all'accoglienza dei rifugiati ne è un simbolo, un emblema, perché accanto a questo bisogno si sono creati dei progetti che non solo hanno dato una risposta in termini di accoglienza pura e semplice, quindi un posto letto, un tavolo o un pasto pronto per queste persone, ma le associazioni hanno proprio saputo costruire dei percorsi attorno alle persone, appunto dove la parola persona fosse al centro davvero, e quindi dei progetti di inserimento lavorativo, quindi anche dei percorsi lavorativi, delle reti di assistenza e delle relazioni con le istituzioni, proprio per dare un vero inserimento di queste persone nella nostra comunità, oppure penso anche all'evoluzione che ha avuto il servizio civile giovanile, perché da esperienza, diciamo, giovanile si è arrivati a un qualcosa di diverso e di più, perché anche il mondo giovanile è cambiato, si è modificato e attorno ai giovani si sono costruiti dei progetti di servizio civile che fossero in grado di rispondere anche alle problematiche e alle criticità che i nostri giovani oggi affrontano, che sono anche problemi relazionali, di vita vissuta anche nelle relazioni con gli amici, con la comunità, con la famiglia, soprattutto con la famiglia, ma anche quando incontrano delle criticità forti come le ludopatie o come il bullismo o come la mancanza di lavoro e quindi di recupero del se stessi. Dicevo, accanto appunto all'esperienza del servizio civile sono state costruite appunto dei progetti che consentono appunto un'evoluzione del giovane, e quindi tutto rientra in quelle due parole magiche e fondamentali che sono acqua, proprio per lo scorrere, l'evoluzione, il rigenerare la vita e cambiamento.